Your Song Pro. Amici di Your Song Pro, buona settimana a tutti, bentrovati. Siamo felici di essere qui con nuova musica inedita su tutte le piattaforme che ci ospitano e che chiaramente ringraziamo. Un caloroso benvenuto e ancora una buona settimana da parte di Riccardo Cesari e di Paolo La Ganga. Che meraviglia. Allora, oggi Rick parliamo di cucina. Parliamo di musica, parliamo di tante cose in realtà, o no? Noi siamo davanti, cioè, a musica. Allora, la musica che proponiamo è sempre musica recentemente sfornata, non diciamo appena sfornata perché tante volte andiamo un po' indietro, ma in questo caso veramente si parla di musica nuova, fresca e sfornata da tutti i punti di vista, e credo che tra l'altro la tua maglietta in qualche modo ci ricordi dove siamo, dico bene? Volevo portarti a quello. Allora, noi siamo oggi a Bologna, l'artista di oggi è bolognese o comunque limitrofa. Esatto, limitrofa della nostra zona, conterranea. Esatto, è comunque conterranea, e la maglietta che ho rappresenta una bolognese doc, che è appunto la creatrice di questo simbolo, di questo logo, che è Serena Zaniboni, che oggi ci presenta, e oggi presentiamo per lei anzi, il suo progetto che si chiama The Hope. Esatto, un vero e proprio collettivo di musica, perché si parla di una collaborazione con tanti artisti. Serena, diciamo subito che è un'artista poliedrica a tutti gli effetti, è veramente un'artista tout court, un'artista analogica e digitale, un'artista che si occupa di musica ma anche di arte grafica, quindi voglio dire, i suoi spettacoli non si limitano a una sola espressione di arte, quindi è veramente un piacere poterla così, anche se difficile riassumerla in questi pochi minuti che abbiamo davanti, ma ci permettiamo di provarci, poi per raccontarvi il suo progetto The Hope, che viene espresso in una canzone, che è quella che presentiamo oggi, che si chiama Pensieri Digitali. Esattamente, è difficile riassumerla perché è un, anche lei, come lei stessa poi si definisce, ma ha ragion veduta appunto, è un artista a 360 gradi, cioè comunque sia è una pittrice che ha lavorato tanto nello sviluppare appunto, nello studiare la pittura o comunque il disegno, la grafica, ecco, questo aspetto qua. Ed è una musicista che non si limita solo a essere performer, ma canta, scrive, compone, e diciamo che il suo spettro artistico copre una gradazione notevole. C'è chi l'ha definita un'opera viva e itinerante che gioca sulle sinestesie e la magia della musica. Così, in appoggio. Scusa maestro, puoi proseguire. Sparata così ed è giustissimo. Io stesso che appunto la conosco e ho lavorato con lei in alcune situazioni, e collaboro ancora, ho il piacere ancora di collaborare con lei, e ho partecipato a un progetto che appunto per esempio fu portato nelle porte di Bologna qualche anno fa, e nacque un progetto su Lucio Dalla e sulla sua musica, in cui lei aveva iniziato già a fare cose grafiche mentre cantava, e che insomma sono state diciamo elaborate, sono cresciute, sono state portate a un livello superiore, sempre di più, ecco, in questo caso. Sì, anche perché è uno spettacolo veramente itinerante, perché so che appunto Serena non è che lo porta solamente qui, ma lo porta in giro per l'Italia. E tra l'altro il progetto The Hope è stato anche presentato live, e anche, voglio dire, ben oltre il nostro continente. Si parla del Giappone, si parla di Kyoto e si parla di Tokyo, quindi insomma un progetto dal respiro moderno ed internazionale come pochi ci sono, secondo me. È verissimo, sì, perché poi lei ha sempre girato parecchio, questo tour giapponese è stato tra l'altro recentissimo, ha visto lei e Claudio Vignali, che l'ha sempre accompagnata
nella produzione, nella stesura e anche nell'esibizione. Nell'esibizione dei brani, esatto. Sì. Ricordiamo Claudio Vignali, un tastierista e pianista, anche egli di respiro nazionale e non solo, un bravissimo artista. Assolutamente. E quindi ecco, sono riusciti ad andare appunto in Giappone a esibirsi in alcuni dei teatri, insomma, più importanti della zona, diciamo così. Quindi insomma, non solo ha visto Berlino, poi lei ha preso parte a vari progetti con appunto DJ Farrapo, ha partecipato a uno dei festival più importanti del mondo, che è comunque il Montreux Jazz Festival, quindi insomma tanto di come dicono i francesi, me coglion, cioè nel senso, ma è roba veramente di altissimo livello. E però, se sei d'accordo, a questo punto voglio dire, abbiamo parlato tantissimo e bene, e parleremo ancora ovviamente benissimo di lei dopo, ma credo che sia il momento di lanciare il brano, cosa dici? Allora, io vi presento e vi introduco Serena Zaniboni, The Op con Pensieri Digitali. Eccolo. Sulla senza voglia di cantare, andare via di qua. L'alba è scura, il mondo fuori perde tempo e verità. Sai, non voglio perdere i colori della mia realtà. Quanta strada c'è da fare ancora.
che dire, abbiamo 4-5 minuti davanti, non bastano, non sono assolutamente sufficienti, ma speriamo che il video in sé, in tutta la sua produzione, ribadisco anche qua, musicale e artistica e visiva, vi abbiano dato un'idea della poliedricità di quest'artista, veramente meraviglioso. Assolutamente, assolutamente sì. Insomma, qua c'è un salto nel passato, c'è un salto nel passato in tutto e per tutto, in maniera moderna, in maniera fresca, però è tutto richiamato sia a livello video e grafico che a livello musicale. Ci sono un sacco di richiami del periodo, e diciamo che è molto attuale come cosa, è molto molto bella. Il brano, tra l'altro, ha una struttura che mi ricorda tanto come struttura formale, diciamo, gli anni 90, no? Perché c'è un po' una strofa, un ritornello, poi c'è questo special quasi rap, che ti ricordi che c'è stato il periodo in cui c'era sempre il rapper che faceva, che però è sussurrato e quindi sicuramente ha un effetto diverso. Esatto. E non so se hai notato le soluzioni armoniche che i ragazzi sono, dico ragazzi perché c'è Claudio Vignali che abbiamo detto prima, ma c'è anche Marco Dirani, un altro musicista incredibile, i ragazzi sono navigati e hanno insieme a Serena creato questo ritornello che non è ciclico, che comunque sia ha un percorso a senso unico e armonicamente non ha una ciclicità, anzi anche a livello di intenzione, diciamo, lirica e di tutto, tra l'altro è dispari, perché si chiuderebbe come intenzione dopo 5 battute, ma poi ce ne sono altre 3 che poi ritorna pari, insomma alla fine tutto fa sempre 8, però è interessante perché è una cosa che non si sente tutti i giorni, ecco. Sbadilate di teoria ed armonia, la nuova rubrica chiaramente presentatavi da Paolo Laganca, che in pochi secondi vi ha spiegato tutto quello che per noi comuni mortali che ascoltiamo diciamo figo, in realtà dietro c'è, per poter dire questo figo, c'è tutto quello che Paolo vi ha spiegato in pochi secondi. Meraviglioso il fatto, insomma, che ci sia un lavoro dietro, appunto, quindi riomaggiamo appunto Claudio Vignali e Marco Dirani, che sono due musicisti veramente di altissimo livello, performer di altissimo livello, che hanno chiaramente contribuito alla stesura di un'opera della quale Serena chiaramente è la capo collettivo, no, in qualche modo, per cui davvero complimenti. Tra l'altro, a proposito di collettivo, è una formazione estremamente dinamica, no? Si passa da un duo o un trio, meglio, fino a un sestetto, aggiungendo altri nomi altrettanto importanti di musicisti in questo progetto, per cui devo dire un progetto che va veramente a muoversi in maniera estremamente versatile, come è l'artista che lo rappresenta. E si parlava proprio della, così, anch'io ho vissuto in questo momento fine anni 90, inizio 2000, in qualche modo, come sound, che chiaramente poi a sua volta richiama sonorità anche più vintage, in un modo moderno. Sappiamo tutti che in questo periodo è un genere, un sound che stiamo riprendendo, no? Che il mondo della musica sta riprendendo, ma devo dire che bisogna anche saperlo riprendere, e in questo caso è stato fatto in maniera egregia, per cui davvero, davvero complimenti. Sì, è assolutamente un tripudio di tastiere, perché in questo momento esatto, è vero. È quello. Esatto. Che tra l'altro ho notato un timido voler emergere di questo pianoforte, no? Che a un certo punto, alla fine dello special citato prima, cerca di riemergere in un momento di bassa intensità, per poi comunque sia lasciare di nuovo spazio a tutte le tastiere comunque che hanno suonato, bassi, insomma. Esatto. È tutto molto digitale. Esatto. E infatti il titolo del brano non smentisce, esatto. Ma e anche le sonorità, voglio dire, digitali in questione, che vanno appunto dalle tastiere ai Moog, quindi voglio dire a bassi digitali, ci permettono chiaramente un percorso veramente veramente interessante. Quindi, ragazzi, che dire, The Hope è sempre dal vivo, da qualche parte, no? In Italia, abbiamo detto, all'estero, insomma. Per cui quello che noi vi consigliamo è di andare a scoprire Serena come artista, questo progetto assolutamente super interessante.
e seguirlo anche dal vivo, perché nelle sue varie forme espressive, perché anche lì troverete forme espressive estremamente diverse che vanno a richiamare anche altri strumenti musicali, dal violino in avanti, vi permetterà di vivere un'esperienza veramente come poche vengono, così, vengono fornite in questo periodo, per cui seguite. Anche perché, citando appunto una parte del testo della canzone, come dice Serena, la musica ci salverà. E questo è effettivamente una frase assolutamente da condividere e da diffondere. Assolutamente, è il nostro nuovo hashtag per questa nuova stagione di Your Song Esatto, Pro. Potremmo farlo, Farlo. La musica ci salverà, per cui ringraziamo chiaramente la nostra rubrica, la nostra direzione artistica di FR Live che ci accompagna, alla quale vi invitiamo a mandare i vostri prossimi progetti, i vostri brani inediti. E che dire, ci vediamo fra una settimana. Ancora un abbraccio da parte nostra. A presto. Ciao. Your Song Pro.